Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. L'Aula ha approvato a maggioranza il rendiconto finanziario 2021, tra le note positive il progressivo calo del disavanzo di amministrazione. Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè in con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, eh, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni. Eh, di positivo c'è una tendenza anche al recupero di eh, le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, eh, degli investimenti che segnano eh, valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro, il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora eh, tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa regione non ha più aumentato tasse e imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che eh, le spese per la pandemia incideranno ancora Ancora molto, però ecco, diciamo che il bilancio gode di una, di una buona salute, la gestione è prudente, oculata e ci fa guardare con ragionevole eh, fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. È importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, di raggiungere i propri obiettivi. Quindi un atto fondamentale e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico e credo che il passaggio in Consiglio regionale. Dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di, di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, come di settembre, dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità di giocare una partita dove la Regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando diciamo, nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi, fondamentale, e poi c'è bisogno di una necessità, un equilibrio, di tenere i conti in, in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie, ma che credo che insomma, in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello, e uno standard alto dei propri servizi e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra regione. Siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana. Anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane, visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo, di molte mozioni che vengono approvate dall'Aula, quindi per noi stessi come consiglieri d'opposizione i margini di azione sono veramente limitati. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto eh, su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre un miliardo e mezzo di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo, la Regione acquisisce eh, mutui eh, che dovrebbe rigirare al sistema sanitario in realtà trattiene i soldi, costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura contrarre nuovi mutui, che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge eh, ormai risalente nel tempo al 2009. Infine eh, sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai eh, attuazione e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente due anni e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, ehm, disordinata e delle volte eh, poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Lutto nella Toscana sportiva e non solo per la scomparsa di Celina Seghi. Ascoltiamo il cordoglio della politica. Accanto a Zeno Colò vi erano una serie di atleti di grandissimo livello eh, che anzi proprio eh, sulla scia di Zeno Colò non hanno magari avuto quella visibilità mediatica che per i loro successi eh, potevano meritare. Celina Seghi era forse proprio la numero due in questo senso, ovvero la prima grande donna atleta dello sci, innumerevoli suoi successi ai campionati italiani, alle manifestazioni internazionali, nelle grandi manifestazioni che esaltavano allora negli anni 50 e poi 60 lo sport del invernale eh, fra l'Italia e quello che era la crescita dell'importanza dello sport a livello europeo e mondiale. Celina Seghi ha vissuto 102 anni e io con lei ho avuto innumerevoli occasioni di contatto perché finché ha potuto camminare è stata sempre con noi, è stata eh, con quel volto solare, con quella sagacia, con quello spirito positivo, eh, quella impostazione eh, da maledetti toscani, direbbe Curzio Malaparte, che ne dava proprio tutto il carattere fatto di sorriso, di positività, di battuta, ma anche di serietà, di impegno, di appello alla valorizzazione dello sport e soprattutto uno sport particolari come le, è lo sport di montagna quali sono gli sci Celina Seghi eh, lascia un profondo vuoto ma anche un senso che rimarrà negli anni eh, di alti valori che la sua persona ha interpretato, nello sport e nella comunità toscana nel suo complesso io ho avuto modo di offrire a lei il gonfalone eh, d'argento del Consiglio Comun regionale quando ero Presidente del Consiglio regionale e ricorderò sempre eh, quanto eh, lei sia stata a noi vicino tutte le volte che abbiamo valorizzato la e in generale le località sciistiche della Toscana. Celina è stata una, uno dei pionieri dello sport, specialmente tra le donne. Voi pensate cosa voleva dire nascere nel 1920 sull'Appennino, sulla montagna Pistoiese ad Abetone, dove le sue coetanee, pensa alla mia nonna, passavano la vita tra la raccolta dei mirtilli, dei funghi o per portare le pecore e le mucche al pascolo? Lei partì dall'Abetone e andò a giro per il mondo ad Aspen a vincere e fare gare di sci e a portare l'Italia sul podio, e anche sul gradino più alto delle più importanti competizioni del mondo insomma un personaggio mitico Celina Seghi che ha attraversato eh, tante epoche dal 1920 a eh, oggi, insomma vi rendete conto quanto è cambiato il mondo intorno a lei con un'eleganza, con una classe quasi come fosse una regina io ho avuto l'onore e il privilegio di conoscerla di starle vicino in alcune importanti iniziative l'ultima, l'ultima volta che l'ho vista vista l'inaugurazione della sala a lei dedicata all'interno eh, del museo dello sci di Abetone e in quell'occasione appunto ricordo che le misi la fascia tricolore eh, al collo e lei che allora aveva già oltre 100 anni comunque stava a petto dritto con questa fascia tricolore insomma un personaggio mitico che ci ha reso tutti più importanti e che ci ha inorgoglito della sua presenza. Nonostante l'imminente chiusura dell'attività del Consiglio, l'attenzione resta alta a seguito della crisi di governo e le imminenti nuove elezioni a livello nazionale. Ascoltiamo il parere delle varie forze politiche. Qui sarà un partito solido eh, in una lista democratica e progressista che coinvolge appunto articolo 1, socialisti e altre forze. Poi sarà una coalizione allargata. E da sinistra arriva diciamo, alle forze più moderate di centro in una logica che secondo me l'Elta l'ha posta molta chiarezza. Da un lato chi aveva come guida l'agenda Draghi e stava lavorando alacremente per un governo che era autorevole, stava producendo molti risultati, ci stava dando una grande credibilità internazionale, ma dall'altro che ha voluto spengere tutto per prospettare un governo guidato dalla Meloni. Lo ha detto lei con molta chiarezza, farà eh, molta chiarezza sul fatto che lei è disponibile a una coalizione che la veda guidare. Conseguentemente l'alternativa è fra l'Agenda Draghi e Meloni. Italia Viva è un partito che ha dimostrato che in questa legislatura il governo le scelte che le ha fatte e le ha fatte bene quando c'era da mandare a casa Salvini l'ha mandato a casa quando c'era da interrompere un'esperienza drammatica come quella di Conte lo ha fatto quando ha chiamato la migliore persona più autorevole in Europa Mario Draghi per guidare il nostro Paese nel momento più difficile è stato in grado di farlo ha gestito bene il passaggio sul Presidente della Repubblica ha dimostrato di essere una forza liberal democratica che spinge sul riformismo nelle riforme che servono a questo paese credo che di via ci sia ancora bisogno in questo Parlamento se saremo all'interno di una coalizione repubblicana ampia finalizzata a vincere le elezioni io credo che sia positivo, e questo potrebbe essere auspicabile in queste ore di trattative fra i partiti. Ma ciò che unisce non è la definizione dei collegi o la possibilità di avere un avversario comune. E sono, saranno sempre comunque le idee che noi portiamo avanti. Se su quelle ci sarà una convergenza, io credo che non sarà difficile trovare una sintesi. Se questo non avverrà, noi dobbiamo per forza portare avanti i nostri principi, i nostri ideali. Oggi è il partito guida del centrodestra, non lo dico io, lo dicono i sondaggi, mi auguro lo dicano anche le urne, nel centrodestra è sempre esistito un tacito accordo, fin dai tempi del centrodestra 1.0, quello di Forza Italia, Alleanza Nazionale, della Lega di Bossi, in cui il partito principale esprime in caso di vittoria elettorale il partito che prende più voti, esprime in caso di vittoria elettorale il candidato il, il premier, no il candidato Premier E soprattutto le ripartizioni dei collegi, dei posti, delle liste vengono fatte in base a questi numeri. Quindi, con la massima tranquillità e con la massima serenità, esprimere un numero maggiore di candidati anche in Toscana toccherà a Fratelli d'Italia. E qualora vincessimo le elezioni, il Presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni. Intanto c'è una nota positiva che è quella del voto e della parola ai cittadini. È ovvio che il centrodestra, sappiamo benissimo, andrà unito a queste elezioni e, come sempre succede, quando il centrodestra va unito ha fortissime possibilità di vincere e quello che noi speriamo è proprio la vittoria del centrodestra per portare avanti politiche che ci vedono accomunati già nelle regioni, in tutti i comuni che amministriamo e che sono buone pratiche per i cittadini. Il governo, quello che è passato, quello di Draghi era un governo per l'emergenza, in fondo non era più un governo per l'emergenza perché ciascuno cercava di portare a casa un piccolo pezzetto politico per farsi campagna elettorale e con questo spirito che si era creato, secondo noi molto brutto, eh, abbiamo deciso di staccare la spina. Draghi non poteva essere un governo che serviva a qualcuno per fare campagna elettorale. Quindi a questo punto è giusto tornare alle urne, è giusto tornarci con chi la pensa come noi e chi la pensa come noi sta sicuramente al centro-destra. Noi abbiamo una visione diversamente da chi pensa che in questo momento ci sia una grande confusione nello scenario politico, noi pensiamo che invece ci sia una chiarezza particolarmente evidente. Cioè che eh, ci sono due schieramenti, destra, sinistra, che guardano allo scacchiere e vedono gli elettori come pedine che possono servire diciamo, a un gioco forza di poteri e vediamo invece una compagine che è quella del Movimento 5 Stelle che porta avanti un'agenda densa di impegni, di punti di programma e che per aver avuto il coraggio di portare avanti queste istanze senza pensare a poltrone, ministeri o quant'altro, è stata accusata del sfacelo di un governo. quando invece il fallimento delle politiche che sono state portate avanti da Draghi e sotto gli occhi di tutti, davanti agli occhi di tutte quelle persone che hanno criticato Draghi ma che non trovano magari in una narrazione nazionale e anche internazionale che vedo il loro posto.